I sindaci molte volte esprimono un sentimento di solitudine, si lamentano della poca considerazione che ricevono da parte delle istituzioni centrali. E lo scopo principale dell'incontro di questa mattina è quello di aprire l'istituzione parlamentare a un rapporto più stretto con il territorio, dimostrare che è possibile una collaborazione stretta ed efficace tra Parlamento, Governo e Comuni. È possibile dimostrare che lo Stato può essere in grado di far fronte con tutte le sue componenti alle difficoltà delle famiglie, alle difficoltà dei cittadini e delle imprese in questa gravissima fase di crisi economica. L'obiettivo è trovare insieme soluzioni per semplificare, snellire e migliorare i processi, soprattutto nei rapporti con le varie articolazioni dello Stato. Credo che l'evoluzione subita nel tempo dalla figura del sindaco, che a breve sarà chiamato a sedere in Parlamento, sia emblematica di un approccio più consapevole e pragmatico della politica nei confronti dei problemi italiani. La necessità di guardare innanzitutto alle realtà locali, ovvero di partire dal livello di governo più vicino ai cittadini per definire le linee strategiche dell'azione politica, è ormai un'opinione largamente condivisa, e non solo in Italia. Perché credo che questa occasione, come ha detto benissimo la Presidente della Camera, non sia stata, l'abbiamo visto concretamente, una vetrina o un lamento. È stato davvero un momento di lavoro comune, come uso essere da parte dei sindaci e come noi apprezziamo come stile da parte dei sindaci, appunto. Credo che vi sia noto che questo governo ha orecchie aperte e conosce un po' i vostri problemi. Credo che sia stata oggi un'occasione importante, appunto ufficiale, solenne, per aprire davvero una stagione nuova, e a questo invito che il Presidente Fassino ci ha fatto, a questo invito che ci ha fatto la Presidente della Camera, il Governo non intende sottrarsi. Illustri presenti, la necessità di cambiamento è drammatica e non più rinviabile. I sindaci hanno il dovere di cambiare per affrontare i bisogni sociali emergenti di questi anni, ma anche la necessità di disporre di strumenti nuovi e non ordinari. Facciamo sì che questo incontro sia veramente straordinario, l'inizio di un percorso nuovo per i cittadini. Siamo ancora in un grave ritardo nel sostenere percorsi di promozione e selezione della classe dirigente che siano improntati a criteri di parità e di uguaglianza tra donne ed uomini. In 10 anni la popolazione proveniente da altri paesi nel nostro paese si è triplicata. Siamo già a 5 milioni di persone regolarmente residenti. Il destino e il volto di un paese si vede anche dalla capacità di trasformare questo problema e questo dramma in una grande opportunità per il paese. Io credo che una politica vera e seria di integrazione a partire dalle realtà locali potrebbe trasformare questo dramma in una grande opportunità per il nostro Paese. Ma abbiamo bisogno di un aiuto. I sindaci sono pronti, ma hanno bisogno di una mano. Grazie, signora Presidente.